Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad Akala, la seconda isola di Alola, appunto, dove andremo ad affrontare la sfida dell'isola, quindi molto probabilmente Wishiwashi. Sì, molto probabilmente Wishiwashi alla collina scrociante. Ci ha già detto Kukui appunto di andare ad Hawoli, dove ci sarà un traghetto pronto a portarci all'isola di Akala, dove ci eravamo già stati comunque con Kawe, se ben ricordate, in uno degli episodi precedenti. Ci aveva portato lì il suo Charizard questa volta, ma ora dobbiamo andarci ufficialmente con il traghetto. Quindi, vediamo un po' se troviamo il traghetto. Dove potrebbe essere? Forse qui sotto? Nope. Sulla spiaggia magari, oppure di qui. Vediamo, può darsi che sia qui il traghetto? Sì, ok, uno di questi due, vediamo qual è. Pagnola, vai, questo, perfetto. Qui a Pagnola Town ci siamo già stati, tra l'altro qui ora troviamo anche tutti gli altri studenti. Lei se semplicemente sarà qui in giro ad esplorare. E qui c'è Kukui. Eccoti finalmente, Glacial. Oh, I figured a good trial for you to attempt would be the one at Brooklet Hill. Ok, una bella sfida per te da affrontare potrebbe essere quella a Brooklet Hill, che sarebbe la collina scrosciante. Well, assuming Lana doesn't meet you there, beh, con... Insomma, immaginando che Lana, ovvero Suiren, non ti sconfigga laggiù. Adora i Pokémon di tipo acqua, dopo tutto, e infatti molto probabilmente troveremo lì anche la buonissima Suiren. Quindi andiamo. Ora, tecnicamente dovremmo poter passare di qui senza avere ostacoli. Vediamo, da questa parte, sì. Ora infatti la madre di Miltank si è spostata e non ci fa andare a sud, ma possiamo andare a nord. Ed ecco il primo allenatore di questo percorso. Abbiamo davanti Torracat, Rockruff, entrambi devono allenarsi, quindi andiamo. Ti piace il baseball? Non particolarmente, non sono un grande fan del baseball. E vi ricordo nel frattempo, mentre combatto contro questo tipo, Gas Snorlax, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Intanto questo Snorlax ha tantissima salute, io andrei di Ember, niente, non gli facciamo davvero niente, Giga Impatto, ok, conviene sostituire il nostro Torracat. Allora, manderei Rockruff, tanto Snorlax è bruciato, quindi è comunque condannato a morte, a meno che non abbia una bacca per curarsi. Andiamo poi di Rock Tomb, ah, buon danno. Giga Impatto non ci fa quasi nulla, perfetto, lui dovrà perdere un turno e a questo punto è morto. Addio caro Snorlax, è stato un piacere. Andiamo poi di ritorno. Perfetto. Ecco fatto, entrambi si sono fatti due livelli. Molto impressionante. E ci regala lo Snorlium Z, con cui poter effettuare la mossa Z di Snorlax. Allora, andiamo a curare un secondo i nostri Pokémon qui e a lui diamo una pozione. Ecco fatto. Benissimo. E affrontiamo anche questo allenatore. Dovremmo magari mettere delle mosse interessanti anche a Torracat, eh? Perché per adesso non è che ne abbia proprio bellissime, ha solamente Fire Fang che può essere effettivamente utilizzata come mossa. Le altre fanno abbastanza cacare. Andiamo ancora di Fire Fang. Che culo che ha flinciato due volte, eh? E poi andiamo di Ember. Perfetto. Poi Mudbray, cambia Pokémon. E mandiamo in campo Rowlet. Molto probabilmente Rowlet sarà l'MVP della prova di questo episodio, eh? Della prova a collina scrosciante, essendo che saranno Pokémon di tipo acqua, ovviamente. Rowlet sarà l'unico Pokémon che potremo utilizzare, a parte Pikachu, che preferirei non farlo. Allora, guardiamo se abbiamo delle mosse però interessanti da insegnare al nostro Torracat. Vediamo un po', Vediamo un po'. Lui diventerebbe poi fuoco buio, se non sbaglio. Se non ricordo male, diventa fuoco buio alla sua ultima evoluzione. Allora, Crush Crow potrebbe impararlo, vediamo. No. Continuiamo a vedere.
Se voi notate delle mosse interessanti, ditemelo pure nei commenti, che magari io le perdo e voi invece le notate. Più che altro sapete magari quale mossa si può insegnare a Torraket. Io, non essendo esperto della settima generazione, sto andando un po' a sentimento. Shadowclaw? A parte che abbiamo già Pokémon che hanno imparato Shadowclaw, quindi non ci conviene farlo imparare anche a Torraket. Acrobazia, vediamo se può farlo. Godo. Godo, godo, godo. Ok, iniziamo a togliergli Graffio. E via uno. Poi. Vediamo, eh. Energy Ball non credo possa impararlo. No, appunto. Rowlet tecnicamente potrebbe farlo, però è un attaccante fisico, quindi non so quanto convenga. Allora. Flame Charge potrebbe essere interessante, eh. Da mettere a Torraket, vediamo. Sicuramente meglio di Ember. Sicuramente, quindi mettiamoglielo. Ecco fatto. Ed ora bisogna togliere qualcosa. Bisogna mettergli qualcosa al posto di Graffio. Graffio non ha proprio senso. Ma io Crunch come MT ce l'avevo oppure no? Un bello sgranocchio da mettergli, non ce l'ho, vero? Mi sa che non l'ho ancora beccato. Dragonclaw non posso farlo. Mi sa che Crunch non l'ho ancora preso, forse. Beh, però Fossa potrebbe impararlo, credo. No, nemmeno. Nemmeno Terremoto? No, ok. Vediamo se il Crunch lo becco e magari mi era sfuggito prima. Vediamo, eh. Però mi sa che non ce l'ho Crunch. Peccato. No, non dovrei averlo. Zero. Zero, zero, zero. Vabbè, comunque abbiamo sistemato un pochettino il moveset di questo Torraket. Andiamo qui, allenatrice. Che mane campo Morellulla. Beh, noi andiamo di Fire Fang. Super efficace e addio. Primo Pokémon che il nostro Torraket ammazza con un colpo. E ce ne saranno molti altri, come anche questa Lady Bunzi. Match Punch, va bene, pugno rapido e addio. Perfetto, Torraket a livello 23. Poi, tu cosa vuoi? Ah, perfetto, mi curi, grazie. Sfida in doppio. Mi sa che da questa parte si va proprio alla collina scrosciante. Justin e Lauren che mandano in campo Vullaby e Rowlet. Allora, qui tocca fare Fire Fang su Vullaby e Rock Tomb su Vullaby. Andiamo di doppio focus. Ecco fatto, buono. Così uno sicuramente lo tiriamo giù. Wing Attack non è molto efficace, ma ci ha tolto comunque tantissimo per non essere molto efficace. Perfetto. E abbiamo battuto i due campeggisti. Prima di però proseguire su questo percorso vorrei vedere se ci sono altre cose da fare qui da queste parti. Ok, percorso 8 direi di no. Vediamo qui sopra. Allenatore. Lush Jungle. Mi sa che di qua si va da un'altra parte. Ma nel campo Paras. Ok, Paras avrà Spargispore, immagino, no? Vediamo se ci paralizza, ci addormenta, fa qualcosa. Torraket a livello 24. Ok, no. Slowpoke. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Rowlet. E andiamo di Foglie Lama. Ecco, Rowlet sarebbe il caso che imparasse magari una mossa erba fisica un po' più forte di Foglie Lama, eh. Inizia a non essere molto utile. Poi contro Spinarak mandiamo invece Rockruff. Con una bella sassata. Perfetto. E abbiamo battuto anche Cori. Rowlet non si può evolvere, ormai lo sappiamo. Qui c'è uno strumento, prendiamolo. Oh, Poisonium Z. Per il tipo veleno. Qui abbiamo due gemelline che potremmo sfidare.
Prima però direi dare una pozioncina al nostro Procraf, esattamente. Così gli aumentiamo anche un po' l'amicizia, magari, e vai. Affrontiamo queste due gemelline. Vediamo di non farlo morire più il nostro Rockruff, altrimenti non si evolverà mai. Ok, Eppini e Igglybuff. Andiamo di Fire Fang su uno e Rock Tomb sempre sullo stesso, doppio focus. Ecco appunto, non sarebbe morto, quindi abbiamo fatto bene a fare doppio focus. Rockruff sale a livello 25, Disarming Voice non ci fa nulla. Andiamo poi di Acrobazia e sempre Rock Tomb. Guarda che danno fa Acrobazia, fortissimo. Ok, abbiamo battuto anche loro. Possiamo scendere di qui e prendere questo strumento. Una super pozione che non fa mai male. Poi possiamo risalire. Pokémon selvatico. Vediamo se troviamo un Pokémon selvatico nuovo qui. Un Cutiefly, no, ce l'abbiamo già. Fuga. Allora, qui possiamo saltare, sì. E tecnicamente possiamo andare ancora più in alto? No. Mi sa che da lì ci arriviamo solamente passando dall'alto. Qui troviamo un bel revitalizzante. E possiamo riscendere di nuovo qui. Affrontiamo questo allenatore. Oh no, ha perso il suo amico da queste parti. Oh no, Caleb. Ok, manda in campo Grubbin o Grabbin. E io vado di Fire Fang. Perfetto. Livello 25 anche per Torracat. Altro Grabbin e mandiamo Rockruff allora. Ok, e un bel Rock Tomb. Super efficace e addio. Perfetto. Allora, qui siamo tornati sul percorso principale, vero? Sì. Andiamo a vedere cosa c'è da questa parte allora. Abbiamo uno strumento qui dentro. E un Crabrawler, Pokémon nuovo. Vediamo di catturarlo. Vai, Quick Ball. Preso. Perfetto. E abbiamo anche Crabrawler. Potremmo evolverlo, ma non abbiamo ancora l'accesso al posto in cui poterlo evolvere, da quello che so. Ok, usciamo da questa erba alta, non prima di aver incontrato un altro Pokémon, che è un Wimpod. Ok, quasi quasi me lo catturo. Perché se non sbaglio Wimpod si evolve. O sto dicendo una cavolata? Potrei ricordare male, eh. Potrei ricordare malissimo. Però io per sicurezza un altro Wimpod me lo prendo. Poi in caso lo libero e amen. Tanto l'ho trovato, quindi ecco fatto. A questo punto possiamo effettivamente andare, prima curiamoci qui, verso la collina scrosciante. Quindi qui abbiamo un altro strumento, un altro revitalizzante, ok? Allora, questa è la collina scrosciante, mi sa di sì. Brooklet Hill, perfetto. Mettiamo davanti il nostro Rowlet a questo punto, perché sarà lui a combattere tutti quanti, e infatti qui c'è dentro subito Swiren. Questa volta sarò io a vincere la sfida. Quindi permettimi di riscaldarmi, ok? Ci sfrutta proprio come riscaldamento da Swiren. E lei è ancora in giro con sto poplio tutta fiera. Vabbè, scontro tra starter overlivellati, vai. Sì, scontro tra primi stadi di starter overlivellati. Foglie lama contro bollaraggio. Ma vai, continua a usarmi bollaraggio, va. Farei tanta strada. Vabbè, la prima volta che quel poplio impara un attacco di tipo ghiaccio, ci fa danno 4 per e andiamo all'altro mondo. Penso di essere pronta. Sei pronta anche tu, certo. Vai, andiamo. Ok, ora siamo insieme a Lana. Diamo una pozioncina al nostro Rowlet. Ecco fatto. E andiamo a sfidare il Pokémon dominante. Dobbiamo interagire con questo sasso. C'è una cascata lì. Ecco che parte la musica del Pokémon dominante. E entra in campo Wishiwashi, forma banco tra l'altro, con Alomomola. Ok, iniziamo con Foglielama. Vai. Ok, grandissimo poplio che fa acqua getto su Wishiwashi. Fortunatamente l'idropompa di
Alomomola ha mancato il bersaglio, ma anche la nostra. Anche il nostro foglielama ha mancato il bersaglio. Andiamo ancora di foglielama. Ok, stanno focussando Poplio, quindi fanno bene, bravi. Focussate quel Poplio di merda. Ok, altro danno. Colpo critico su Alomomola. Niente, Poplio è andato. Questo era il grande aiuto che mi hai dato. Ok. Wishiwashi usa Water Gun. Ancora di foglie lama, andiamo. Ok, finalmente Alomomola l'abbiamo tirato giù. Tra l'altro erano entrambi Pokémon con un sacco di punti salute, questi qui. Vai, ancora foglie lama. Perfetto. Colpo critico e addio anche a Wishiwashi dominante. Rowlet sale a livello 27, vorremmo imparare Sucker Punch. Vediamolo. Niente male. Niente male. Mettiamogli al posto di Nasty Plot, altro non lo utilizzeremo mai. E abbiamo sconfitto anche il Pokémon dominante Wishiwashi. Ho completato la mia prima sfida. Mi sento benissimo. Grazie per l'aiuto, Glacial. Con questo Waterium Z diventerò molto più forte. Penso che Kyawe fosse diretto alla prova, alla sfida. He went west of here. Thanks again for the help. Ok, ci ha detto che Kyawe, o meglio Kawe, era diretto anche lui alla sfida, ma è andato ad ovest. Ma in che senso? Si è perso o è andato ad un'altra sfida? Perché può darsi che sia andato ad un'altra sfida, semplicemente. A ovest vuol dire da questa parte. Quindi qui nel percorso 8 dovrebbe esserci Kawe. Allora, rimettiamo davanti la nostra Torracat e sfidiamo questa allenatrice. Picnicker Kiana here. Ok. Eevee. Contro Torracat, la vedo dura per il tuo Eevee. Andiamo di acrobazia. Che comete. Oh, buon danno, eh. E mi ha diminuito di molto l'attacco, però non è bastato per vincere o per resistere a quell'attacco. Tu invece sei un pescatore, quindi immagino di dover mettere davanti Rowlet. Vai. Ah no, mi dà semplicemente una Waterstone. Perfetto. Vediamo allora cosa c'è qui sopra. Abbiamo uno strumento, ma prima un Pokémon selvatico. Un Diglett di Alola. Facciamo fuga, non possiamo fuggire. Ho detto facciamo fuga, non possiamo fuggire. Ok, grazie. Dive Ball, quindi Sub Ball. Allora, te vorrei sfidarti però con Torracat. Vai. Deve prepararsi per la Lush Jungle. Ok. Meo di Alola. E noi andiamo di Fire Fang. Dai, ha mancato l'attacco. Buono. Perfetto. L'abbiamo battuta. A questo punto possiamo battere anche questo allenatore. Keep it classy. Va bene. Con un Wingull. Ok, andremo di acrobazia. Ci usa Wing Attack, va bene. Perfetto, livello 26 per Torracat, poi Firou, mandiamo in campo Rockruff. E usiamo Rock Tomb. Fortunatamente Furia missa, si gode. E andiamo poi di Morso. Perfetto, 26 per Rockruff. E vediamo un po' qui sopra cosa c'è. Un altro allenatore. Allora, super pozione su Torracat. E sfidiamo anche questo allenatore. Stiamo andando alla Lush Jungle. Niente, c'erano tutti su con questa Lush Jungle. Probabilmente il luogo della prossima prova, non lo so, vedremo. E questo Bonsweet invece si prende un Fire Fang in faccia, che se lo ricorderà per tutta la sua breve vita.
Trambic invece, Pokémon di tipo volante, mandiamo Rockruff. E usiamo Rock Tomb. Rock Smash, buono. Dai, ha mancato. Super suono, godo. E abbiamo tirato giù Trambic. Forse no. Ah, non sono diretto alla giungla. Allora, Thunderstone. Presa. Poi sfidiamo anche questo bulletto. Buona fortuna, ci dice. Va bene. Alam. Rimane in campo Rockruff. Ok, è avvantaggiato lui contro Torraket, ma noi andiamo di Fire Fang e lo bruciamo. Prima di tutto. Ecco fatto. Poi mandiamo in campo Rowlet, col rischio di prenderci una mossa roccia in faccia, che ci farà molto male. E infatti, però ci ha fatto poco male, perché gli abbiamo diminuito l'attacco con la bruciatura. Sucker Punch. E Foglie Lama. Guardalo come continua a tirarci sassi. Perfetto. E abbiamo sconfitto anche Alan. Altro allenatore qui? Sì, altra allenatrice. Vai, parliamone. Ha bisogno di una pausa, lei. Pensa a me che sto facendo questo tour de force con un sacco di allenatori. Ma nel campo Miltank? Beh, andiamo di Fire Fang subito. Dai, ha mancato ancora. Ah, rotolamento. Azza. Ok, questo diventa tosta, eh. Ma andiamo in campo subito Pikachu e tiriamola giù. E si è messa a fare rotolamento, non va bene. Mi ammazza tutti i Pokémon con un colpo con rotolamento. Andiamo di Thunder Punch. Perfetto. Abbiamo battuto anche lei. Altro allenatore, minchia. Quanti ce ne sono? Quanti ne hanno messi su questo percorso? Tyrone, che manda in campo Arcanine. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Rockruff. Ok, ci ho usato Pluck. Noi invece usiamo Rock Tomb. Ah, ci ho usato ancora spennata, dovrebbe essere Pluck. Peccato, mi ha disintegrato. Allora, mandiamo in campo Rowlet. Anche se probabilmente mi ammazza anche Rowlet. Andiamo di Razor Leaf. E infatti spennata ci fa malissimo. Niente. Ah, Quick Guard, ok, si è protetto. Godo. Ci ha regalato questa vittoria. Poi Sheldon, lasciamo in campo Rowlet. E usiamo Razor Leaf. Ok, ci abbiamo provato. A questo punto rimandiamo in campo Torraket. E andiamo di Fire Fang. Godo, bruciato. E una bella Flame Charge. Perfetto, abbiamo sconfitto anche lo scienziato Tyrone. A questo punto, ragazzi, colgo l'occasione in cui torno indietro per curare i Pokémon, per ringraziarvi per aver seguito questa puntata fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora noi ci curiamo qui, e da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!